Ciao dolcezze, ben trovati sul canale, benvenuti se è la prima volta che capitate da queste parti. Oggi mi trovo in compagnia della mia amica Carmen. Ciao! E andremo a realizzare un trucco armocromatico per autunno profondo. In realtà se siete autunno soft profondo potete utilizzare ugualmente questo trucco, magari la sera perché di giorno sarebbe un po' pesante. Ho preferito fare un trucco sui toni del verde, verde bosco, verde lime, rossicci, bordeaux. Sulle labbra ho utilizzato questo bellissimo marrone cioccolatoso, caldo. Nel frattempo è arrivato Mimì a salutare. Ciao Mimì, saluti Mimì. L'autunno è una stagione neutro calda, in questo caso essendo un trucco per autunno profondo e autunno profondo soft abbiamo delle tonalità dei colori molto intensi velati da un tocco di grigio e di nero. Per quanto riguarda la base ho utilizzato il fondotinta Sublime numero 02 di Puro Bio, che secondo me per le ragazze neutro calde è perfetto perché ha questo sovrattono beige. Se invece lo indosso io è una cosa incredibile, orribile, sembro gialla. Su di lei come vedete invece va benissimo. Perché sono già giallognola. Sono giallognola anch'io, sono olivastra, però sono fredda, mentre tu sei calda. Vabbè, è un discorso complicato, ma stay tuned perché farò un video anche su sottotono e sovrattono, come vi ho detto nel gruppo. Ho utilizzato anche alcuni nuovi prodotti di Finisterre che mi sono stati inviati, questi della nuova collezione. Ve ne parlerò meglio più avanti. E niente, questo è tutto e noi vi lasciamo al tutorial di questo look. Fateci sapere se vi piace. Inizio con il colore di transizione, vado a usare Mustard dalla Venus 2 di Lane Crime, che utilizzeremo per questo trucco, che è bellissima, lo sapete che è una delle mie palette preferite. Adesso andremo a utilizzare Marsh, sempre dalla Venus 2 di Lane Crime. Ma quindi il verde stai mettendo? Mm-hmm. Al centro della palpebra come punto luce andrò a usare Fly, che è sempre un verde ma più lime. Abbiamo perso il pennello. Sì. Tra i tanti pennelli. Che non si vedono ma ci sono. Nella parte finale dell'occhio andrò a utilizzare Pigeon, che è questo color marrone, verde scuro, duochrome, simile a tanti altri ombretti che ci stanno in giro, sia di MAC, sia di Wet n Wild, sia di Neve Cosmetics, quindi si trova. Come vedete questi ombretti fanno un po' di fallout, ne fanno abbastanza, quindi il correttore lo andrò a mettere solo in seguito perché così diamo una bella spolverata. E adesso ci occupiamo della rima ciliare inferiore e andrò a utilizzare Mud e Pigeon. Con lo stesso pennello vado a prendere Boot e vado a realizzare una sorta di infraciliare, molto delicato e molto sfumato però. E lo porto un po' esternamente. Adesso con un pennello da sfumatura vado a riprendere Mustard e do una bella sfumata. Come vi ho detto prima, adesso andiamo a togliere tutto questo fallout. Possiamo procedere con il mascara. Vado a utilizzare l'I Love Extreme di Essence nella nuova formulazione. Sì, la parte più critica quando si trucca qualcuno, però secondo me è tutta suggestione. Sì, sì, molto suggestione. Adesso vado a mettere il correttore. Questo è il correttore di Wycon. È abbastanza beige, quindi va benissimo con la sua carnagione.
non lo so, palpando quanto cicciotta. È fisso il tutto con una cipria. Questa è di Kiko ed è la Radiant Fusion numero 02. Il trucco occhi termina qui, ora procediamo con il viso. Abbiamo già realizzato una base, ho applicato il fondotinta Sublime di Puro Bio numero 02 e ancora la cipria di Kiko che vi ho fatto vedere prima. Adesso andiamo a fare un po' di contouring e andrò a utilizzare questo bronzer di Finisterre dall'ultima collezione. Come blush andrò a utilizzare il Silky Touch Blush di Essence numero 40. Come illuminante andrò a utilizzare sempre di Finisterre dall'ultima collezione il Moonstone. Mamma quanto è pigmentato. Proviamo con poco prodotto. Questi prodotti di Finisterre mi sono stati inviati dall'azienda, ve li farò vedere meglio più là, magari vi faccio una recensione se vi interessa. Sulle labbra andrò a utilizzare un must per tutte le autunnine, ossia Wonka di Mulac, che è un bellissimo marrone cioccolato con una punta di rosso ed è un marrone caldo. Perché si chiama Wonka? È perché Wonka, fabbrica di cioccolato, marrone appunto. Cioccolato, sì. Sì, il senso è quello. Ma quelli Wonka? Chissà che aveva tipo il rossetto anche, se non sbaglio, possibile. Dello stesso colore. E forse si sono ispirati, ma non mi ricordo. Possibile. Questo è il look terminato, noi speriamo che vi piaccia, fateci sapere se queste tonalità vi piacciono, se avete altre proposte, io spero di riuscire a trovare anche altre modelle per fare un po' tutte le stagioni. Se volete rivedere anche Carmen nei prossimi video, fatecelo sapere con un commento. E niente, ricordatevi di iscrivervi al canale e di lasciare anche un pollice in su a questo video se vi è piaciuto, lasciateci tanti commenti e noi vi aspettiamo in qualche altro video. Un bacio e ciao a tutti! Questo come rossetto andrò a utilizzare un must per tutte le autunnine, ossia Wonka di Mulac. Ma in modo carino, no, dolcetto autunnino. Autunnine.